Beh, le motivazioni per il progetto che c'è questa società, questa squadra, credo che siano ambiziose. Lo testimonia il fatto che mi hanno fatto il contratto di 1 anno e mezzo, perciò di questo sono molto fiducioso, cioè, sono molto fiducioso e voglio ripagare la fiducia della società che mi ha dato chiaramente. E questo solo il campo potrà darlo. Io metterò tutto me stesso per la causa. Per portare il più in alto possibile la Triestina. Negli ultimi anni mi è successo spesso di subentrare, ma mi facevano sempre un contratto di 6 mesi, 7 mesi, invece quest'anno vuol dire che hanno fiducia del sottoscritto, vuol dire che credono in me e la scelta è stata fatta, per questo sono venuto qua. Mister, c'erano anche proposte da società di categoria superiore. Sì, c'era qualcosina, ma lasciamo stare. Io sono contento di essere venuto qua e la scelta è stata di venire qua, convinta, perciò sono felice di allenare la Triestina. E quello che sono mancati soprattutto fino ad ora sono stati i dettagli, alcuni dettagli. Quindi lei, quale, diciamo, la sua priorità per cercare di migliorare questa squadra sotto questo aspetto, perché è già una squadra comunque che non è, diciamo, allo sbando, ecco, No, è una squadra assolutamente. già, ecco, se mi dice la sua priorità Assolutamente. per la continuità, per avere più continuità. Sì, tra l'altro ho visto anche l'ultima partita, la squadra mi è piaciuta, nel senso ho fatto un'ottima prestazione, perciò il lavoro di portiere non si discute. Purtroppo il nostro lavoro è un lavoro particolare, lo conoscete bene anche voi, sono passato anch'io da queste cose, perciò è così, dobbiamo accettare questo mondo per quello che è. Per migliorare la squadra io credo che io ho visto la squadra le ultime 5 partite le ho viste, devo dire che ci sono delle grandi qualità, se riesco a dargli compattezza di squadra io credo che potremo ottenere dei buoni risultati, nel senso che ci sono dei momenti che la squadra non si disunisce, non, magari non gestisce bene il vantaggio. E questo magari crea, come è successo anche l'ultima partita, una partita che probabilmente era da portare a casa, è stata rimediata dal Carpi. Perciò, per quello che ho visto, per quello che io ho visto, penso che se noi riusciamo a fare questo, con le qualità che si ha, potremmo fare molto bene. Io sono molto fiducioso di questo. Parto dalla prima domanda. Io ho visto giocare la squadra col 4-3-1-2, ho visto giocare col 4-3-3, ma sono sempre le caratteristiche dei giocatori che dipendono poi il modulo, nel senso che secondo me nell'ultima partita era giusto giocare col 4-3-3 per le caratteristiche che avevano quei tre davanti. Se tu hai Gomez, Litteri davanti, devi giocare in modo diverso, nel senso che sono due prime punte, due punte che possono giocare assieme. Anche Granoce e Mensah può farlo, perciò chiaramente se tu hai a disposizione questi giocatori uno può pensare di modificare come è stato fatto e creare il 4-3-1-2. Se tu invece non hai Litteri, non c'hai Gomez, allora uno può pensare anche di fare il 4-3-3, perciò dipende sempre da chi hai a disposizione, dei giocatori che si hanno e in base a quello tu devi cercare di tirare fuori il meglio. Nell'arco degli anni anch'io ho modificato, per esempio nei primi anni, vi ricorderete, no, quando sono venuto qui col Treviso, che abbiamo fatto poi la scalata dei 3 anni, avevamo un modulo che era il 4-4-2, avevamo costruito la squadra in quel sistema, avevamo preso dei giocatori adatti a quel sistema e sono andato avanti per 3 anni con quel sistema di gioco. I meccanismi andavano a memoria perché dopo 3 anni che tu giochi con più o meno con gli 8 undicesimi del nazionale dilettanti siamo arrivati in B, chiaramente è stato un vantaggio enorme da quel punto di vista. È chiaro che subentrare è sempre un'incognita, perché quando tu subentri devi creare subito l'impatto positivo con i giocatori, devi dargli le tue idee, la tua mentalità, il modo di fare, che chiaramente è sempre diverso da allenatore a allenatore, non è semplice. Però bisogna adattarsi, cercare di fare del meglio, cercando di mettere i tuoi principi di gioco piano piano, non è che puoi subito martellarli e mettere dentro mille nozioni, mille cose. Un po' alla volta, spero che nel giro, ormai si va alla sosta, insomma, che
di arrivare fra due o tre partite di essere a un buon livello. È chiaro che adesso abbiamo degli scontri però ravvicinati molto importanti, perciò dovremmo essere subito pronti. Non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta per fare del meglio, che la squadra possa rendere al meglio. Che atmosfera ha trovato nel gruppo e appunto il carattere, l'emotività, quello che è emerso da questa prima allenamento oggi, è ovvio che è troppo presto, ma insomma se si è fatto l'idea, ecco, Beh, è chiaro che quando un allenatore viene esonerato c'è sempre un dispiacere da parte dei giocatori, e questa è una normalità. Però quando si scende poi in campo e comincia a fare il lavoro cambia tutto, perché tutti sono presenti, tutti hanno voglia di dimostrare, soprattutto poi quando uno si cambia allenatore c'è sempre una motivazione di dimostrare da parte di tutti di essere all'altezza e di guadagnarsi il posto in squadra, chiaramente. Perciò no, ho trovato un ambiente, devo dire, sereno. Dispiacere c'è chiaramente da parte di aver perso un loro allenatore, però hanno reagito subito. Ma guardi, io non sono un uomo da proclami, non mi piace, io posso solo dire che per me l'importante è che quando uno scende in campo, che fa questo lavoro, questo gioco, no, più che lavoro, deve dare il massimo, deve sputare sangue sul campo, perché così crei l'atmosfera, l'ambiente giusto, perché la gente vede queste cose qua. Le nota, quando vede lo spirito di gruppo, quando vede che una squadra dà tutto, non dirà mai niente. Io voglio inculcare questo ai miei giocatori, voglio inculcare questa cosa qui. Io dico solo che dobbiamo pensare partita dopo partita, per l'esperienza che ho, non possiamo fare previsioni e dire cosa saremo fra 3 mesi, no. Pensiamo partita dopo partita, pensiamo di fare più punti possibili. Poi arrivi a una fase di campionato che capisci dove puoi arrivare e cosa puoi fare. Perciò l'importante adesso è lavorare sul campo, migliorarsi lì, la dedizione deve essere sul campo e basta. Noi siamo qui per cercare di regalare ai tifosi le gioie, perché lavoriamo per questo. Non avere il pubblico sullo stadio per noi è pesante, perché io so cosa vuol dire giocare in questo stadio, perché ci sono stato da avversario, so cosa vuol dire avere un pubblico così che ti spinge, e questo mi dispiace molto, perché noi avevamo sicuramente il 12° uomo in campo. In questo momento non averlo dispiace molto. Di lei adesso qui a Trieste, cosa c'è del pilone, dei dogmi, delle caratteristiche che il pilone vuole come allenatore della sua squadra, e cosa c'è poi di nuovo in pilone? Come è cambiato il pilone allenatore in questi anni? Come ha seguito l'evoluzione del calcio, visto che anche le problemi, vediamo anche se Serie C, giocare la palla, la difesa, eccetera. E quanto c'è del Dogo di Pilone? Beh, del Dogo Pilone c'è sempre la passione, perché sennò non sarei qui, non farei questo lavoro. Sono ormai quasi 26 anni che alleno e ho fatto tutte le categorie, dalla promozione, Serie D, C2, C1, B, le ho fatte tutte le categorie. E devo dire che ci ho messo sempre grande passione per questa cosa qui. E devo dire che è cambiato tanto il calcio, perché c'è l'evoluzione. Una volta si parlava di contropiede, adesso si parla di transizioni. La costruzione da dietro, devo dire onestamente che a Treviso la facevo già, la costruzione da dietro, non è che non la facevo. Perciò ci sono delle cose che sono state innovative, senza dubbio, però il calcio rimane sempre una cosa unica, nel senso che io penso che il più bravo allenatore è sempre quello che fa giocare i giocatori nei propri ruoli, che li sa motivare, che li spinge oltre. Questo è molto importante, secondo me. Perciò il calcio cambia, ma insomma, anche se sono di vecchia data, sono sempre andato avanti, mi sono sempre aggiornato, non è che sono stato lì a pensare ormai quel che è fatto, perché sicuramente sennò non sarei qui. Perciò mi adeguo, cerco di imparare sempre, anche se ho 64 anni, perciò spero che tutta la mia esperienza di portarla qui alla causa della Triestina. Grazie. Ci ha detto che ha visto 5 partite, ovviamente forse anche lei, come credo tutti noi giornalisti, tifosi, ha notato forse grosse talune.
cioè sì. Tagliavano nelle prestazioni anche all'interno della, della stessa partita. Secondo lei questo è dovuto più a questioni motivazionali, psicologiche? Da cosa è di peso questa, questo alternarsi di prestazioni? Diciamo che è mancata la continuità dei risultati, questo penso che si possa dire, insomma, ma io credo che si possa vedere solo da dentro quando succedono le cose, da fuori è facile giudicare, ma bisogna essere dentro per capire cosa che ti può essere, per fatto di personalità devo verificarlo, fatto di disattenzione devo verificarlo, la concentrazione devo verificarla, perciò credo che questo nel tempo capirò cosa può essere, perché sai, da di fuori dice ma non dà continuità dei risultati, cioè è facile parlare ma bisogna essere dentro e capire. Diciamo che anche ci sono state delle sfortune, perché pensiamo al Covid, che l'Interi ha avuto il Covid, cioè purtroppo questo campionato qui dobbiamo essere, adattarci a tutte le situazioni, perché può succedere l'imprevisto sempre, anche durante la settimana magari lavori tutta la settimana in un determinato modo, magari ti vengono a mancare due o tre giocatori e devi ricambiare tutto, perché purtroppo è questo, sarà così fino alla fine, perché se non arriva questo benedetto vaccino mi sa che saremo costretti sempre a stare attenti a queste situazioni. La sensazione durante l'anno era che ad esempio sui calci piazzati o sulle palle ferme, così dette, non ci fosse questa grande preparazione, cioè a volte si andava anche un po' per improvvisazione. Io vorrei capire da lei quanto spazio dedica all'interno degli allenamenti, cioè la settimana alle palle ferme, visto che sì, il calcio non è più quello di 5 anni fa, ma sappiamo che sì. È moltissimo deriva da come sfruttare chi avete le palle ferme. No, ma è chiaro che si studiano tutte e due le cose, nel senso che quando uno va in campo deve sapere perfettamente cosa deve fare. Nel senso, se uno vuole che la linea sia alta su una palla laterale, che deve scivolare indietro, come farlo, i tempi, eccetera. Su un calcio d'angolo, se vuoi giocare con uno col vertice, vai a uomo, dipende dalle scelte che tu fai. Io ho le idee chiare su questo, come farlo, e le metterò in pratica. Come sono le palle inattive ai favori, che sono molto importanti. Anche l'ultima partita è gol su calcio d'angolo, vuol dire che le qualità per farla, perché anche abbiamo gente che ha i piedi buoni per mettere queste benedette palle dentro e abbiamo la fisicità per poter fare gol. E questo nel calcio attuale bisogna cercare di sfruttarlo. Io cercherò di farlo, perché è sempre stata anche una mia prerogativa fare molti gol su palla inattiva, perciò io spero che mi tocco ferro che succeda anche quest'anno. Va bene che tutte le partite sono difficili, tutte le avversarie sono difficili, ma quanto è stimolante, mister, iniziare e avere subito un mese di fuoco, diciamo, davanti? Ma io credo sia stimolante per me, ma soprattutto anche per i giocatori. Vai incontro delle partite che ritengo belle da fare. Se vai a giocare, la Salernitana è un'ottima squadra, perché l'ho vista giocare, gioca un buon calcio. C'è anche Maxi Lopez davanti. Tutti hanno, in Serie C, tutte le squadre hanno quei 3-4 giocatori importanti, ho visto. Perciò sono tutte difficili le partite, non sono facili. Bisogna affrontarle nel modo giusto. Sappiamo che abbiamo 4 partite molto difficili, lo sappiamo. Lo sapevo anche quando prima, perciò una alla volta le affrontiamo. Adesso pensiamo alla Samba Nettese, poi si penserà alle altre. Si allenava sempre durante l'orario della partita, no? Sì. Può essere che questo incida qualche volta in qualche situazione particolare? Questa è una domanda che non è semplice rispondere a questo, però io posso dire che domani pomeriggio noi facciamo allenamento pomeriggio alle 3, giovedì facciamo allenamento domani pomeriggio. E ho cambiato un po', nel senso, abbiamo fatto oggi, stamattina, siccome ci danno la disponibilità di 2 giornate al pomeriggio, noi facciamo, le ho subito prese al volo, nel senso che facciamo 2 domani, facciamo giovedì pomeriggio e poi venerdì mattina e sabato mattina. E perciò ho cercato di vedere anche il curare anche questo aspetto qua. Quindi come staff, oltre al preparatore medico, si conta qualcuno? No, solo il preparatore. Basta, sì. Il vice? Al momento Stefano Lotti, di Antonello, che è titolare del patentino per poter svolgere il corso.